unboxing di oggi parliamo di Husqvarna Svartpilen 401. L'avrete sicuramente vista insieme al nostro Edo, al nostro Perfetto, che l'hanno provata insieme alla sorella Vitpilen 401, ma oggi con me la scopriamo nella vita di tutti i giorni. Però prima di raccontarvela facciamo un brevissimo spot. Lo vedete, estetica da scrambler in chiave moderna, cerchia raggi, ruote tassellate, ciclistica e motore derivano strettamente dalla Duke 390 e sono condivisi con la Vitpilen 401, quindi telaio in traliccio acciaio, motore monocilindrico da 370 cc e 44 cavalli, estetica curatissima, ci sono i fari a led e tanti altri dettagli che dopo vi farò vedere, che mi piacciono un sacco, e ovviamente, vista la potenza e il peso di 150 kg, è guidabile con patente A2. Adesso però vediamola molto molto più da vicino. Partiamo da qui che vi faccio vedere il dettaglio che più mi è piaciuto, che è questa specie di portapacchi che è stato posizionato sopra il serbatoio. Secondo me è anche bello da vedere perché dà carattere alla moto, ma soprattutto è anche molto comodo perché permette di appoggiarci borse quando si fanno piccoli spostamenti a pieno carico e, che so, funge anche da maniglie per il passeggero, però di questo vi racconteremo dopo. Già che siamo nella parte alta, vi ho anticipato quanto i tecnici di Husqvarna abbiano curato i dettagli, a partire dai blocchetti, guardate che sono retroilluminati. Questo dettaglio lo si vede raramente anche sulle moto più grosse. Tra l'altro, altro dettaglio che mi fa impazzire, che secondo me è fondamentale su una moto, e vederlo su una moto di così piccola categoria è veramente un piacere, sono le leve regolabili, non solo quella del freno da questa parte ma anche quella della frizione, quindi bravo Husqvarna. Vi ho acceso il quadro, quindi ve lo faccio anche vedere. Stile moderno classico, quindi molto tondeggiante, non ci sono le lancette ovviamente, è completamente digitale. I giri si estendono a mezzaluna in alto, c'è l'indicatore della temperatura dell'acqua, molto importante, ovviamente quello della benzina, l'ora, in questo caso mi dice il cavalletto abbassato, ma ci sono anche varie altre informazioni come i trim vari e l'autonomia. Ecco, in questo caso volevo segnalare che l'indicatore dell'autonomia è un pochino lento nel ragionamento, cioè ogni volta che si spegne la moto ci mette anche qualche chilometro a riprendersi, a darvi l'indicazione corretta, quindi non stiamo parlando di pochi secondi ma anche spesso di qualche minuto. C'è l'indicatore di cambiata, che ecco, forse non mi fa impazzire l'indicatore delle frecce, ve lo faccio vedere, che è unico, quindi visto la tanta cura del dettaglio che c'è in giro, forse qua ci sarebbe piaciuto di più vederlo doppio, e anche avendola utilizzata con poco carburante mi sembra non ci sia la spia della riserva, viene solo accesa una scritta sul quadro di stare attenti che il livello di carburante è basso, però ecco, se non ci si fa cadere l'occhio, stare attenti, ecco, non viene fuori la classica spia gialla che uno si aspetterebbe. Manubrio alto veramente bellissimo. Adesso vi faccio vedere anche il sottosella, quindi spengo il quadro, a differenza di molte altre moto è qui davanti, giro la chiave e qui è un po' zigogolato perché funziona come una moto da cross, bisogna sfilarlo, infatti vedete, sella unica, ed ecco, qui sotto non c'è tantissimo spazio, giusto per un bloccadisco per non farsi fregare la Svartpilen 401, lì si può cambiare il filtro dell'aria comodamente a casa, e adesso provo a rinfilarla con una mano, anche se probabilmente farò un disastro. No, ce l'ho fatta, ecco, avete visto, tutto sommato non è così complicato. La sella è alta 835 mm, abbastanza rigidina, ecco, io che sono alto 1,80 m e ho le gambe lunghe tocco senza problemi, ma volendo Husqvarna offre anche un kit per ribassare l'assetto, quindi non la sella, per chi fa un po' di fatica a toccare per terra. Prima di montare in sella vi faccio vedere l'ultimo dettaglio che non mi ha fatto impazzire, ed è il cavalletto. Allora, non tanto nell'estetica, quindi non è che sono un pignolo cronico, ma vi faccio vedere quando lo si tira su e simulo il piede che lo deve tirare giù, lo vedete, il pirolotto è esattamente sotto la pedana, e quando si è in sella, soprattutto se si ha una scarpa da moto, quindi un po' più rigidina, si fa fatica ad andarlo a prendere, quindi attenzione di assicurarsi di aver preso bene il cavalletto prima di mollare la moto. Insomma, questa è l'Husqvarna Svartpilen 401, vi ho detto un po' tutto quello che ho scoperto in queste 2 settimane di prova, ma adesso infiliamoci il casco, montiamo in sella, che vi racconto come va in città e fuori. Venite con me. Ragazzi, finalmente posso parlarvi della Svartpilen 401. Questa è una 300 di nome, ma mica di fatto. Il piccolo mono da 370 cc ha un carattere veramente incredibile quando lo si usa in città e ci si vuole divertire.
tantissima grinta, una bella spinta sotto, sembra di avere tra le mani, non dico un 4,5 perché non è così arrogante, comunque bello docile, ma quando si danno le manate di gas così prende il giro in una maniera impressionante. E tra l'altro, come potete vedere, si gestisce tranquillamente anche con il metà di range di giri. Si arriva a 7000 giri al minuto, il limitatore è ancora un po' avanti, e quindi è veramente godibile per strada e in città soprattutto. Quindi un motore con tantissimo carattere, non me lo sarei mai aspettato, e forse un motore che è vero è nato sulla Naked, sulla Duke 390, ma secondo me su un mezzo del genere, con questa estetica, con questo carattere, è ancora più adatto. Bella l'erogazione, adesso siamo in sesta marcia, lo vedete, 4000 giri al minuto, do gas, si riscatta abbastanza bene, non scalcia troppo, quindi come vi ho detto l'erogazione è bella lineare, tende un pochino a dare dei calcetti sotto i 3500 giri al minuto. Adesso provo a farvelo vedere, guardate, rallento un po', do gas, sentite to, come comunque tende a scalciare, ma i tecnici di Matti Goffin, di KTM, insieme a quelli di Husqvarna sono riusciti comunque ad ammorbidire il piccolo mono, quindi a renderlo un po' meno scorbutico, ma come vi ho già fatto vedere, di certo non meno arrogante. Prende giri in una maniera spaventosa. Bello, 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 ragazzi, mi piace veramente un sacco. Adesso stiamo facendo un tratto di strada medio-veloce, siamo intorno ai 70 km orari, non ci sono grosse vibrazioni, anzi direi quasi nulle, se non qualche piccola pulsazione sulle pedane. Si mette tranquillamente la sesta marcia, sentite come borbotta, sta giù di giri. Certo, arriva un po' d'aria addosso, ve lo racconto subito, perché in autostrada purtroppo col casco da cross temo ci siano troppe turbolenze, non riusciate poi a capirmi. È vero, si tratta di una moto comunque dall'estetica accattivante, però di certo non troppo funzionale, infatti non ci sono riparazioni dall'aria. Poi col casco da cross, come sto facendo io, che tende a fare un po' di vela, l'aria arriva, la si sente, quindi una moto dedicata principalmente agli spostamenti urbani, anche extraurbani, si fa tranquillamente un giro in moto, l'abbiamo provata, è super divertente. Certo, quando bisogna fare lunghi trasferimenti in autostrada, ma con lunghi intendo che bisogna macinare più di 50, 70, 100 km a 130 km orari, ecco, possiamo dirlo, non è certo il suo habitat naturale l'autostrada. Questa è una moto divertentissima, nata per la città, nata per soddisfare chi vuole mostrare un bel mezzo al bar, vuole ricevere tanti complimenti, perché vi assicuro che sono stato fermato diverse volte al semaforo da altre vetture che mi hanno chiesto che moto fosse. Grazie. E mi hanno fatto per l'appunto i complimenti per la moto, è una moto che ha carattere sia da fuori ma soprattutto quando la si guida. L'impostazione di guida è da vera cross, vero motardone, manubrio abbastanza largo, non troppo, ecco, il giusto. Poi qui va molto a esigenze personali, io che sono lungo ho tanto spazio per le gambe, ci sto veramente comodo. La sella è bella rigida, permette di sentire tutto quello che succede sotto le ruote, ma devo dire che comunque non è poco confortevole, anzi ci si riesce tranquillamente a stare su tutta una mattina senza poi scendere con grandi indolenzimenti. Quindi sono riusciti, i tecnici di squadra sono riusciti a mixare la sportività comunque anche a un comfort degno di nota. Prima, seconda, terza, quarta. Oh, bello, il bello dei mono è proprio questo, si riescono a sparare dentro marci con grinta al semaforo, e ogni semaforo rosso più che uno stress diventa un divertimento, perché si ha l'opportunità di ripartire con tutta la grinta del motore e tirare qualche bella manata, ovviamente rimanendo sempre nei limiti, ragazzi. Eccoci entrati in città, pronti ad affrontare il famigerato pavé. Eccoci qua, chiedo scusa se sorpasso le macchine, cercherò di stare il più attento possibile, anche se so che non si può proprio fare.
Allora, pavé, parliamo quindi di sospensioni. Come vi era stato anticipato da Perfetti, da Edo, la taratura delle sospensioni è abbastanza rigidina per essere una moto dedicata principalmente alla città. Certo, comunque sempre comoda, ma non certo così fluida, soprattutto quando si scontrano buche e sconnessioni come in questo momento. Certo, questo è un dettaglio che va tenuto in considerazione quando però la si guida in maniera sportiva, che per l'appunto riesce a soddisfare le esigenze anche del motociclista un pochino più sgamato. Parlando invece di calore proveniente dal motore, che sicuramente me lo chiedete, purtroppo non so se riuscite a vederlo, c'è lo scarico che passa sulla sinistra, quindi un po' di calore sale dall'imbasso e tende un po' a scaldare il piede sinistro. A destra non troppo, è abbastanza normale. A sinistra invece, soprattutto nelle ore più calde, in mezzo al traffico, tende un pochino a farsi sentire. Posizione di guida, ve l'ho accennato, comoda, ho la schiena dritta, quindi comunque anche se sono asperità e le sospensioni sono un po' rigidine, non vengono trasmesse ai polsi. Invece una cosa che volevo far notare era il raggio di sterzata. Ecco, anche in questo contesto forse ci aspettavamo qualcosina di più da una moto comunque indirizzata anche un pochino al fuoristrada, una gita fuori porta, possiamo dirlo, viste le gomme tassellate. Comunque il telaio deriva dalla Ney, da una Naked sportiva, dalla Duke, e quindi il raggio di sterzata, adesso ve lo faccio vedere, è un pochino ridotto e lo si sente principalmente quando si fa manovra, si fa un'inversione o per l'appunto si sgattaiola nel traffico e ci si accorge che si vorrebbe qualcosina di più. Niente di grave, però da una piccola scrambler ci si aspetta più raggio di sterzata. Ecco, tutto qui. Vi ho accennato che vi avrei parlato anche della guida in due, l'abbiamo provata in compagnia. Dietro purtroppo lo spazio è veramente risicato, la sella è piccolina, quindi quando si va in due consiglio principalmente uno spostamento urbano, quindi non gite fuori porta in coppia, più che altro perché appunto chi è dietro tende a essere scomodo, chi guida deve un po' adattarsi per far spazio a quello dietro. Certo, l'assetto non si sbilancia troppo, però non si è proprio a proprio agio quando si viaggia in due, quindi una moto secondo me dedicata al single, se così possiamo dire. Certo, però quando si va al bar e si vuole portare la ragazza si può tranquillamente farlo senza nessun tipo di limite. Ecco, per quanto riguarda i consumi, la piccola Svarpilen 401 si è mantenuta sui 25 km con un litro. Dobbiamo dirlo, un utilizzo medio, anche abbastanza arrogante se così possiamo dirlo, perché invoglia a dare delle belle manate di gas. L'abbiamo utilizzata in città, abbiamo fatto un giro in moto la domenica, abbiamo fatto trasferimento in tangenziale, quindi un consumo secondo me è anche abbastanza buono, perché 25 km con un litro sono ottimi. E comunque per l'appunto di un utilizzo misto per un utente medio, quindi questo è il risultato. Adesso direi che è venuto il momento di tirare le somme e ve lo dirò onestamente, la Husqvarna Svarpilen 401 mi ha veramente sorpreso in positivo. Una moto completissima, con tantissimo carattere, curatissima nei dettagli. Forse se c'è una cosa che non mi ha convinto al 100% sono le gomme tassellate di primo equipaggiamento, non tanto per il grip, comunque stiamo delle Pirelli Scompio Rally STR, quindi abbiamo veramente il top, ma per me che non sono molto abituato all'utilizzo del tassellato, quando la si guida principalmente su una strada tutto curve dà delle sensazioni un po' particolari che di certo non dà un pneumatico normale. C'è da dire che avendo gli stessi cerchi della Wittpilen è possibile montare delle gomme tradizionali e quindi godersela al 100%. Certo, si perdono un po' quei vantaggi dell'estetica accattivante da scrambler e che so, la possibilità di affrontare anche un po' di sterrato quando si ha bisogno, però di certo si guadagnerebbe una ciclistica veramente spaventosa, perché già così tra le curve è una vera lama. Un mezzo, come vi ho detto, veramente completo. Spesso la categoria del 300 viene un po' sottovalutata, è una nuova categoria per l'appunto vista un po' male, però secondo me la Svarpilen 401 se ne tira completamente fuori per il carattere e per la qualità con cui è fatta. Certo, anche il prezzo ne risente, si parla di 6.500 euro, 6.550 euro per la precisione, decisamente sopra la media delle concorrenti, però secondo me ragazzi li vale tutti, ecco ve lo dico onestamente. È una moto
clivale e che, come avete visto, è apprezzata, si può apprezzare e soprattutto dà tantissime soddisfazioni quando la si guida e la si utilizza tutti i giorni. Forse se dovessi aggiungere una sola cosa, ecco, lo scarico a Krapovic, perché questo monocilindrico ha bisogno di ruggire con tutta l'arroganza possibile. Però fortunatamente nella gamma accessori di Husqvarna c'è, ed è anche in pieno stile Svartpilen, quindi vi consiglio di andare a vedere sul sito, perché oltre allo scarico ci sono tanti altri accessori per personalizzare la moto e renderla ancora più unica. Prima di salutarvi vi ricordo di commentare qui sotto, di farmi domande se mi sono dimenticato qualche dettaglio, mettere like al video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale YouTube di moto.it se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto di seguire i nostri canali social, Facebook e Instagram e tutte le novità sul sito moto.it. Ci vediamo al prossimo unboxing. Ciao ragazzi!